Ricordiamo la legge di Hooke per le molle: la forza elastica che fa una molla è proporzionale a quanto è stata allungata, cioè l'allungamento. La costante di proporzionalità è la costante elastica della molla. Allora prendiamo i dati in questa tabella, i dati sperimentali, e costruiamo un grafico in cui riportiamo la forza elastica esercitata dalla molla in funzione degli allungamenti. Quindi questa colonna, la forza elastica, in funzione di quest'altra, gli allungamenti. In pratica costruiamo il grafico di una funzione y che è funzione di x. E questo è il grafico. La forza elastica in newton espressa in funzione degli allungamenti, in metri. Qui si vede molto bene la diretta proporzionalità: più la molla si allunga, più è intensa la forza elastica, in modo direttamente proporzionale. La forza elastica è tanto più intensa quanto più la molla è allungata. Excel è anche in grado di calcolare la costante di proporzionalità, che è la costante elastica della molla. Questo è il calcolo di Excel: y è la forza elastica, x è l'allungamento della molla e questa è la costante elastica, 9,99 newton al metro, che è un valore appena diverso da quello che avevamo trovato noi con il valore medio. Il motivo per cui il valore non è perfettamente identico è che il metodo che utilizza Excel per calcolare la costante elastica da questi punti sperimentali, che si chiama il metodo dei minimi quadrati, è diverso dal metodo della media aritmetica ed è un metodo che pesa un po' di più i punti lontani dall'origine rispetto ai punti vicini, quindi hanno più importanza i punti lontani. R quadrato uguale a 1 invece significa che i punti sperimentali sono disposti praticamente in modo perfettamente allineato, in quanto R quadrato, che si chiama bontà d'accostamento, è un parametro che varia tra 0 e 1. Quando vale 0 i punti non sono allineati per niente, sono una nuvola di punti intorno all'origine senza un particolare allineamento. Quando vale 1 i punti sono perfettamente allineati e poi ci sono tutti i valori intermedi. Comunque, a parte questi piccoli approfondimenti, qui si conferma la legge di Hooke, e cioè che la forza elastica che fa la molla è direttamente proporzionale all'allungamento che subisce. Lo si vede appunto da questa retta che parte dall'origine e sale in modo regolare.